Buonasera dalla comunità di Tese, sono Frère Barnat e oggi stiamo per condividere sull'ottava ammonizione di Francesco. Questa ammonizione parla sul peccato di invidia e la frase che mi colpisce di più dice così: chiunque invidia il suo fratello riguardo al bene che il Signore dice e fa in lui, commette peccato di bestemmia, poiché invidia lo stesso Altissimo. Se penso quando è che personalmente soffro io l'invidia, mi rendo conto che accade quando interiormente aspetto una ricompensa, no? Quando sono molto sicuro dei meriti che ho fatto. Così sviluppo in me una nozione di giustizia fatta su misura, in cui io merito sempre di più di quello che ricevo e sono vittima, no? Sono consapevole che con me c'è una ingiustizia, sono una vittima. Tutto questo mi fa pensare al figlio maggiore della parabola del figlio prodigo del Vangelo secondo Luca. E mi rendo conto che il figlio maggiore è proprio colui che invidia il fratello per il bene che il Signore fa in lui, no? E che così invidia l'Altissimo, come dice proprio Francesco. No? Vediamo nel figlio maggiore queste due invidie. Prima invidia suo fratello più giovane, che ha ricevuto una cosa che non meritava. E poi invidia il padre, perché il padre è capace di donare gratuitamente. Il figlio maggiore vive questo come se fosse una ingiustizia contro di lui, ma in realtà credo che quello che capita è che il padre è sempre in grado di andare oltre questa logica dei meriti e le ricompense ed è capace di trovare sempre delle ragioni per fare festa. E proprio questa parola, festa, che credo che ci libera dell'invidia, che ci fa oltrepassare l'invidia. La festa come capacità di rallegrarmi di quello di buono che c'è nell'altro, che è stato depositato nell'altro. No? La festa come capacità di rendersi conto che questo bene che c'è nell'altro è anche un bene per me. E fare festa è un modo di condividere questo bene che Dio ha depositato nell'altro. Ma che allo stesso tempo Dio ha depositato nell'altro questo bene pensando in me. Questo credo è una lotta per me, no? Vivere nella convinzione che il bene che c'è nell'altro è anche un bene per me. Ed è vero che questo non mi libera automaticamente dei miei sentimenti di invidia, no? Allo stesso tempo non posso negare quello che sento, no? Si deve accettarlo, ma non mi rendo conto che non vado da nessuna parte, si resto rinchiuso con questo sentimento di invidia, come sempre a sentirsi colpevole. La sfida sarebbe piuttosto non rimanere bloccato con questo, che l'invidia non mi faccia perdere la festa. La festa che c'è nell'altro. E il nostro fratello Roger, fondatore della comunità, diceva spesso che Cristo risorto viene per animare una festa nel più intimo dell'essere umano. E questa frase, ripetendomela, mi aiuta a vivere questa vicenda di oltrepassare l'invidia, come un invito a vivere cercando questa parte di me, sempre più intima, che già
ora ha delle ragioni per fare festa, pur se credo che sono vittima di un'ingiustizia terribile, no? Ma che Dio ha visto già in me una ragione per fare la festa. E magari questa ragione in me è stata depositata in me pensando negli altri che sono accanto.